La musica. Nell'antica Grecia, l'educazione musicale era una componente fondamentale della paideia, cioè della formazione culturale dei giovani. La musica, infatti, scandiva i momenti più importanti della vita comunitaria e di quella privata. Alla musica si riconosceva il potere di placare le passioni dell'animo, come mostra questo cratere con il musico Orfeo, che con la sua melodia incanta i traci, notoriamente rozzi e rissosi. Lo strumento più nobile, attributo di Apollo, era la lira, lyra, detta anche Helus in greco, cioè tartaruga, perché Hermes, il suo inventore, aveva usato il guscio di una tartaruga per fare la cassa armonica. A questa erano applicati due lunghi bracci, in origine di corna caprine, congiunte da una traversa. Un altro strumento caro ad Apollo era la chizzara, detta anche asiatica per la sua provenienza. Essa aveva una cassa armonica a base rettangolare, più grande e più sonora rispetto alla lira, e bracci corti e tozzi, che ne costituivano un prolungamento ed erano uniti in alto da una traversa. Tra gli strumenti a fiato, invece, il più importante era l'aulos, uno strumento ad ancia, simile all'odierno oboe. Assai diffuso era quello doppio, formato da due tubi di materiale vario e di pari lunghezza, sormontati da un'imboccatura. Gli auleti più dotati portavano una fascia di cuoio intorno alla bocca e alle guance, con due fori in corrispondenza delle canne, per sostenere le labbra del suonatore e facilitare il soffio. In molte città della Grecia, ogni anno, venivano organizzati degli agoni musicali, cioè competizioni dove si sfidavano suonatori professionisti. In queste gare erano ammessi soltanto chizzara e aulos, considerati strumenti professionali. Celebre è il mito dell'agone tra Apollo e il satiro Marsia, che osò sfidare il dio con l'aulos. In questo rilievo il satiro è raffigurato in piedi, nudo e barbuto, mentre suona un doppio aulos. Apollo è seduto con la chizzara appoggiata sulle gambe, intento ad ascoltare il rivale. L'uomo al centro, con berretto frigio, pantaloni orientali e coltello in mano, è lo Scita, un personaggio che in alcune versioni della storia viene incaricato da Apollo di scorticare Marsia al termine della gara. Della musica greca, che è alla base del linguaggio musicale dell'Occidente, ci sono giunti pochissimi frammenti originali di difficile interpretazione. Quello che conosciamo del sistema musicale greco deriva da trattati e da quanto è stato assimilato dai romani, che lo hanno trasmesso al Medioevo cristiano.